campioni, sono del Parma i prodi calciatori, vinceranno solo leoni, hanno gol, sempre gol, poi nessuno li potrà fermare, sono forti e sanno lottare, hanno gol, sempre gol. Simone Vioscala, presidente del Parma Calcio 1913, grazie per essere tornato a Parma. Oggi vogliamo festeggiare con lei la promozione della Lega Pro, ma lo ricordiamo anche come allenatore del Parma dal 1989 al 1996, dalla Serie B alla Serie A e poi successi in Italia e in Europa. Coppa Italia, Coppa delle Coppe, Supercoppa UEFA, Coppa UEFA e in campionato sempre ottimi piazzamenti, due terzi posti e mai oltre il settimo posto. Se sbaglio poi me lo dirà. Un saluto al signor Fausto Pizzi, responsabile del settore giovanile Parma Calcio 1913, giocatore del Parma negli anni 89-90, 92-93 e dal 2006 allenatore delle giovanili del Parma. Grazie di essere venuto. E poi un saluto adesso particolare a tre nostri amici. Siamo sempre nell'ambito del calcio. Simone Dodi ed Edoardo Musiari, che fanno parte della squadra Juniores Parma Calcio 1913. Anche loro hanno partecipato per tre anni consecutivi al Paio di Maggio in qualità di capitani. E poi da Como Martina Capelli, qualcuno forse non la conosce, ma in un'intervista recente dice di aver iniziato a giocare a calcio al San Benedetto con il mister Poletti. E poi da lì è partita. Reggiana in Serie A, in Germania in Serie B, in Spagna in A2 in Serie A. E adesso a Como, Como 2000 in Serie B, ma sono in testa alla classifica del girone A. E poi qualcuno ci ha detto che l'aspetta l'America. Un applauso a Martina. Ringrazio anche il signor Mario e il signor Squarcia che hanno accompagnato. Il signor Mario ha organizzato l'uscita di queste persone molto gradite. Il signor Squarcia che accompagna il gruppo, grazie di essere qui. Signor Mario, poi anche lui lo ricordiamo perché dice di esserci stato negli anni 70. Lui dice 77 forse, il primo e il secondo paio, non sappiamo bene. Potrebbe essere la 39esima edizione del Paio di Maggio.